Quando parlo, perché devo sempre tradurre, c'è come Wikipedia, quando tu metti il motore che c'è qualche volta traduco male. Allora, io diciamo, ho una forte componente ecosociale per quello che vorrei fare in Europa, e cioè vorrei l'indipendenza energetica dell'Europa, e cioè che con innovazione e con ricerca si trovano energie alternative rinnovabili. Per questo si potrebbero creare molti posti di lavoro per i giovani, ricerca, innovazione, poi la riconversione delle case, di tutto, altri posti di lavoro, sarebbe un input secondo me molto molto importante. Io mi batto specialmente per questo. Voglio ricordare, per dare subito la parola a lei, che il fatto della indipendenza energetica è importante, perché le guerre nascono sempre e quasi solo per le materie. Prima poi anche l'acqua sarà uno di questi problemi, Bright Water 2, do la parola a lei per la continuazione di questo discorso. Come già mi dicono cosa devo dire, allora così intervengo. Ma io sono Riccardo Petrella e vorrei contribuire al successo della nostra lista lavorando soprattutto su tre grandi temi. Il primo è quello dei beni comuni. In effetti l'Europa attuale ha distrutto ogni senso di comunità, tra l'altro non si chiama più comunità europea, si chiama Unione, ma hanno cambiato, perché non abbiamo niente in comune. E la politica della Commissione Europea e anche della maggioranza degli Stati membri è stato verso uno smantellamento dei beni che appartengono all'insieme dei cittadini. Nel campo dell'acqua, per esempio, la politica dell'Unione Europea è stata nettamente, ma fortemente, un'opzione in favore della mercificazione dell'acqua. La cultura della Commissione alle logiche del mercato, per cui da 10 anni la Commissione Europea ha speso 12 milioni di euro per fare delle ricerche su come monetizzare l'acqua, si chiama Environment Cost and Benefits Analysis, che devono dare una monetizzazione all'acqua per poter vendere l'acqua, comprare l'acqua. E oramai il bacino dell'Adige sarà monetarizzato e si vedrà se il bacino dell'Adige ha dell'acqua migliore e più economicamente redditizia del bacino del Tevere, del bacino del Po, eccetera. E questa è la politica attuale dell'Europa rispetto all'acqua. Questo strumento è poi il portatore di interesse. Voi sapete che per anni abbiamo lottato contro il capitalismo degli azionisti, no? Shareholder company. E oggi invece l'Europa ci porta nello stakeholder company, cioè dire capitalismo dei portatori interessi. Nell'ultimo documento sull'acqua la Commissione Europea ha dimenticato 3 parole. Non lo troveremo, non lo troveremo. Acqua, bene comune, non esiste. Per l'Europa non c'è bene comune. Secondo, il concetto di cittadino non esiste. Non parlano mai di cittadino. Fanno sempre gli stakeholders, portatori di interesse, stakeholders, la governance, stakeholders governance, il governo dei portatori di interesse. Ma è possibile costruire un governo democratico sulla base dei portatori di interesse, che è la logica di cui vogliamo. E quindi questo è il primo grande tema, il beni comuni. Il secondo tema è effettivamente è la lotta contro le cause strutturali dell'impoverimento. In Europa ci sono oggi ufficialmente tra 80 e 120 milioni di poveri su 509 milioni che fanno parte dell'Unione Europea, ma varia in funzione del criterio di povertà assoluto, povertà relativa. Ora, la povertà, contrariamente a quanto pensa anche la Commissione Europea, non è un fatto naturale. La povertà non è come la pioggia, no? O come qui l'acqua a Venezia. La povertà è un fatto creato, prodotto dalla società, e sono soprattutto le società ingiuste che producono povertà. E
le società scandinave per tanti decenni non avevano mai prodotto poverità. La società degli Stati Uniti è una delle più ingiuste al mondo, insieme all'Italia è una delle più ingiuste al mondo, hanno prodotto sempre poverità. E quindi allora ci sono delle leggi, delle istituzioni che sono private dalla terra e quindi impoveriscono i contadini, che sono causa dell'aumento dei prezzi degli alimenti, quindi che impediscono i vecchi o i pensionati poi di comprare gli alimenti, eccetera, sono le cause strutturali, ecco per cui personalmente mi sto preparando a partecipare insieme ad altri alla campagna di cambiare la direttiva quadro europea sui semi. No patents on seeds, quello della campagna che da anni stiamo portando avanti, di non avere nessun brevetto le leggi bancarie che permettono a creare le cause dell'impoverimento, perché il denaro diventa allora una risorsa rara. Ecco perché oggi il denaro è sempre più caro, ecco perché diventa povero, perché colui che vuole acquistare una casa, se si indebita deve pagare sempre di più. Ecco perché i prezzi, perché ci sono i prezzi della casa aumentano? Perché c'è la proprietà privata del suolo. E quindi personalmente mi batterò per modificare la direttiva quadro MIFID sul sistema finanziario, perché è fatta da noi e sono queste leggi che creano l'impoverimento. Non si invita un po' Dio che vuole la gente povera e che dice poveri sono figli di Dio, eccetera. E poi la terza cosa importante sul quale tenterò di battermi è, contrariamente alla tesi elitista, tecnocratica della Commissione Europea, che solo gli esperti, che solo i portatori di interessi devono governare e vivere insieme, io mi batterò per fare delle affinché le direttive europee permettano effettivamente una concretizzazione della partecipazione cittadina. Io ho diretto per 20 anni il Dipartimento della Prospettiva Scienziata e Tecnologica della Commissione Europea, ho lavorato molto con il Parlamento Europeo durante 25 anni. La Commissione Europea non crede nella partecipazione cittadina, ve lo posso dire, senza essere, aver paura di essere smentito, crede solo nella forza dei grandi complessi, delle grandi imprese, dei portatori di interessi, dei meccanismi finanziari, dei meccanismi, non crede la cittadina. Molti dei funzionari e dei commissari dicono ma sono rompicoglioni quelli del Parlamento Europeo, vado a perdere il tempo se vado a discutere, è un grande assemblea democratica, è un conto nulla, è un conto nulla. E invece cosa contano? La Banca Centrale Europea. Io personalmente mi batterò per cambiare la Banca Centrale Europea e togliere il suo statuto che è stato definito dal Trattato di Maastricht come organismo politicamente indipendente. Non so se lo sapete, ma la Banca Centrale Europea è la sola banca centrale politicamente indipendente al mondo. Nemmeno la Federal Reserve Bank è politicamente indipendente. Noi siamo lunghi 73 anni, non ho nessuna intenzione di continuare a farla. Grazie.